Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati su Super Mario Galaxy per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio avevamo recuperato la mega stella che si trovava qui nel bagno e avevo sbloccato naturalmente una nuova zona dell'osservatorio. Prima di andarla a vedere insieme, volevo recuperare ancora una superstella che si trova in questa galassia nuovissima. Galassia Adieu. Facciamo che andare a provare a vedere insieme com'è strutturata e che cosa nasconde. È una galassia molto molto strana. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Corsa folle a suon di musica. Mi devo preoccupare? Ma... adesso non ditemi che devo... uia... vediamo un attimo... devo premere tutti quei... pannelli verdi? No... anzi... devo far così... perché se no cadono giù... si stringono molto! Si stringono molto... quando ci cammini sopra il pavimento sparisce. L'ho notato. Ah, ok. Poi ricompare oppure no? No. Allora, facciamo che andare qua. Devo praticamente raccattare tutte queste note musicali. Ho fatto un salto incredibile con Mario. Ditemi che ce l'ho quasi fatta. Sì! Perfetto! Eccola lì la superstella. Adesso cadiamo giù e la prendiamo. Perfetto! Livello abbastanza semplice, Livello abbastanza semplice. Dovete semplicemente stare attenti ai pannelli del pavimento che scompaiono. Allora, facciamo che dopo aver recuperato anche questa super stella e un po' di schegge, facciamo che andare ad esplorare la nuova zona dell'osservatorio. La biblioteca di Rosalinda ora è accessibile, puoi leggere dei libri. Allora, salviamo naturalmente come sempre e andiamo a vedere la biblioteca. Sono curioso. Poi naturalmente se ho lasciato qualcosa indietro non vi preoccupate, è solo che voglio procedere velocemente con la modalità storia. Allora, eccoci qua. Posso usarla sta scorciatoia o no? No. O forse sì. Dai Mario, non cadere giù però. È solo che costa visuale. Volevo tagliare per il centro, però mi sa che non si può. Dai che comunque siamo molto vicini. Siamo quasi arrivati. Allora, la biblioteca dovrebbe essere questa qua. In teoria dovrebbe essere questa qua. Oi là. Cominciamo. Cosa vuol fare? Capitolo 1. I due amici. Questa storia ebbe luogo in un tempo molto remoto. Su un minuscolo pianeta azzurro, una ragazza trovò una navicella, abitazione di un piccolo di stella. Uno sfavillotto. Chi sei? Che fai qui? Chiese la giovane. Il piccolo di stella rispose: mi chiamo Sfavillotto. Aspetto la mamma che deve venire a prendermi con una cometa. Sfavillotto attese per giorni e notti. Ho capito, allora ti aiuterò a cercare la mamma, promise la ragazza. Quella sera la giovane prese di nascosto il telescopio del padre. Rimase per ore ad osservare il cielo, ma non riuscì a scorgere la cometa. Attese per giorni e ancora per anni, ma la cometa non apparve.
Potremmo continuare ad aspettare finché non diventeremo vecchi, disse la giovane a sfavillotto e sospirando prese una decisione. Saremo noi ad andare incontro alla mamma, invece che aspettarla. Ah, gli ha riparato l'astronave. La ragazza e sfavillotto tirarono a lucido la navicella e partirono. Iniziarono così il loro viaggio nel mondo stellato in cerca della mamma. Sì, ma praticamente è la storia di Rosalinda e sfavillotto. Per oggi dovrebbe bastare così. Ok, questa qui è la biblioteca. Bella grossa, eh? Vediamo un attimo. Ah, ok, non c'è nient'altro da leggere. Sì, probabilmente andando avanti con l'avventura sbloccheremo nuovi racconti. Cioè, andiamo a recuperare un po' di superstelle che non si recuperano da sole. Allora, cucina, mi sa che dobbiamo passare di qua. C'è una vita extra lì sotto, eh. No, devo fare un altro giro per recuperarla. Vabbè, sappiamo che è lì, dopo la recupero. Ed eccoci qua! Abbiamo scoperto la base nemica. Possiamo solo sperare che non stiano abusando dell'energia delle superstelle. Ah, eccola qua sopra, la stella blu. Allora, io ho 23 superstelle. Andiamo a vedere questa super galassia qua. Galassia Tollo. Sapore d'estate! Vai Mario! Qualcosa brilla sul fondo marino. Andiamolo ad esplorare. Ed eccoci qua. Mamma mia ragazzi, non vedo l'ora che sia di nuovo estate. Attenzione ai pinguini, eh. Ma Mario può respirare sott'acqua? Eh no, mi sa di no. Ciao, che hai da dirmi? Scusami. Questo è il paradiso dei pinguotti, la galassia Atollo. C'è roba là sotto, eh. Roba molto interessante. Scusami, non volevo colpirti. E tu? Cosa ci fai qua? Delle cose luccicanti nell'oceano hanno distratto gli studenti e l'esame è stato messo a rischio. Le recupero io, non ti preoccupare. Ciao! Ah, vedete che Mario ha bisogno di ogni tanto recuperare ossigeno. Ci sono delle bolle però. Sì, ma se non mi spiegano come nuotare, la vedo veramente grigia. Facciamo che recuperare già un po' di ossigeno. Ok, vedete? Così faccio il pieno. È un po' complicato nuotare, però, se devo essere sincero. Pensavo fosse un po' più facile. No. Fermo lì. Aia, e lo sapevo. E lo sapevo che mi colpiva. Vai Mario, nuota però. Sei molto lento. No. Ok, ho fatto anche il pieno d'aria, ottimo. Però direi di prendere anche quella moneta lì per stare un po' più tranquilli. Ottimo. E devo capire dove sono gli altri pezzi. Quella è una moneta. Beh, e qui sotto cosa caspita c'è? Adesso mi mangia. No. Eccolo. Via, 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 via però. Non voglio rimanere incastrato dentro. No, là sono monete, monete, monete. Mi ricorda tanto comunque Super Mario 64 questo gioco. Oddio, che roba enorme. La murena. C'era anche in Super Mario 64. Vai Mario. Allora, boh, proviamo a spaccare. Eccolo l'ultimo pezzo. Allora, abbiamo ricostruito la stella.
facciamo che utilizzarla per... Non dico andarcene, perché comunque non stavamo male lì sotto. C'è una pianta carnivora che ha fatto una bruttissima fine. Vieni qui, coniglietto. No, Mario. Allora, aspettate un secondo, perché voglio... Non ci arriverò mai. Vediamo così. Sì. Mi scusi, Bruco. Ma mi ha fatto perdere. Ah, la canzone va avanti solo se raccolgo le note musicali. Ce l'ho fatta. A me la vita extra. Ah, ma non scende mica. Eccolo lì che mi punge, lo sapevo. Andiamocene, Mario, però. Andiamocene per recuperare una vita extra. Dai, però, esci dall'acqua. Per recuperare una vita extra. Ho fatto un gran casino. Allora, intanto però... mi sa che sparisce il ponte, eh. Non è lì. Non dura all'infinito. Vabbè, ho recuperato almeno la vita extra. Allora, ce la dobbiamo fare. Magari non perdiamo tempo qua. Nell'ultimo pezzo proprio. Al pelo, eh. Un salto a parete per andare più in alto. Eccola. Bravissimo, Mario. Siamo già arrivati in cima. Dobbiamo spaccare questo blocco di ghiaccio o di cristallo. Allora, prima superstella recuperata. Ci abbiamo messo pochissimo. Siamo tornati all'osservatorio. Fantastico. Adesso ne abbiamo 24. Qualcosa brilla sul fondo marino. Fantastico. Allora, direi... È stato aggiunto un nuovo capitolo al libro. Va bene, però... È apparso uno sfavillotto ghiotto. Ok, livello extra. Proprio vicino alla cucina, fantastico. Salviamo il gioco. Però direi di andare di nuovo a vedere quella galassia lì. Perché sicuramente ci saranno altre superstelle nascoste. Ce ne sono altre due. Facciamo che recuperarle tutte in questo episodio. Dai, e Mario. Bello carico. Allora, la seconda superstella, brevetto di nuoto. E rieccoci qua. Secondo me dovremmo recuperare le varie monete nascoste sott'acqua. Magari non tutte, eh. Cos'è quella cosa là? Aspettate. Ma è una noce di cocco? L'ho spedita nello spazio, praticamente. Ok, qui non c'è niente. Allora, andiamo dal nostro amico. Posso arrampicarmi? Però se Mario non riesce a saltare. Vabbè, siamo arrivati. Mi dica pure. Provi a prendere il brevetto della scuola di nuoto. Assolutamente sì. Per l'esame raccogli gusci nell'oceano. Devi portarmi il guscio d'oro. Ok. Va bene. Non so cosa intenda per guscio d'oro, però vabbè. Andiamo a dare un'occhiata. Ah, eccolo, eccolo. Dobbiamo rubarglielo. Venite qua, pinguotti, venite qua. Eccolo, è mio. Oh, viaggiamo spediti, eh. E rieccoci qua. Easy easy. Non credevo che ce l'avresti fatta. Ecco una medaglia d'oro gigante. Vabbè, ma questa superstella qua, ragazzi, è facilissima da recuperare.
Cioè ci abbiamo messo 40 secondi? Immagino che lo accetterò, ma fai parte del mio corso? Tranquillo, sì, faccio parte del tuo corso, tranquillo. Bravo Mario. E siamo a 2. Adesso andiamo a prendere anche l'ultima. Perfetto. Ricordatevi sempre di salvare per sicurezza. E ultima superstella della galassia Tollo. Vediamo il titolo di questa superstella. Speriamo sia un po' più complicata da recuperare. Il mistero della grotta dei vortici. E mi sa di sì. Mi sa che non recupereremo questa superstella in 40 secondi. Beh, che andiamo a visitare anche una nuova zona, C'è un pinguotto lì davanti. Allora, vediamo un attimo dove devo andare. Non penso lì sotto. Proviamo ad andare da questa parte, che questa zona non l'ho ancora visitata. Ehi là! Usa Z per frenare mentre nuoti con un guscio. Allora, proviamo a fare una bella roba. Ok. Ma... come caspita? Ma non posso... come caspita faccio ad arrivare là in cima? Ah. Ok. E poi? Ah no, beh, aspetta. Forse ci sono. Pensavo fosse più semplice, Ok, allora ci sono. Allora, bisogna studiare un attimo i passaggi. Non bisogna rompere i blocchi a caso. Ok. Facciamo così. Aia! Ok, non dovete rompere i blocchi a caso. Guarda lì, quante... quante schegge, astro schegge. Ah, ok. Va bene. Qui si recuperavano praticamente soltanto delle astro schegge. Pensavo qualcosina di più, Sono rimasto un pochettino deluso. Ale! Allora, dov'è il nostro amico? Lì sotto c'è un guscio. Però vorrei capire dove caspita è il nostro amico. Magari è qua. Attenzione. La murenona qua, che ci vuole mangiare. Non stare basso, Mario. Devo ancora imparare bene a nuotare, Allora, vorrei capire dove caspita è quel pinguotto. Eccolo. Vabbè, non abbiamo bisogno del guscio. Ah, però aspettate, c'è un forziere qua. Chissà cosa nasconde. No, mi serve per forza un guscio. Allora, intanto andiamo a recuperare un po' d'aria, magari. Perché sennò rischiamo di morire soffocati. No, scendi Mario, scendi. Adesso ci serve un guscio. Dai però, prendilo sto guscio. Che fatica, mamma mia. Ok, si parte. Adesso dobbiamo schiantarci contro un forziere. Dovrebbe essercene uno qua sotto. Bello.
non è che mi stia aiutando molto, sta visuale. Ah, vita extra. Ah, la prendo molto volentieri. Ciao, Pinguotto, cosa mi racconti? Se guardi da vicino, qui c'è una spaccatura. Allora, prendiamo. Prendiamo sto guscio verde, va. Ok, ho fatto il pieno. Vado lì dove c'è la moneta, perché almeno così recuperiamo anche un po' di energia. Ottimo, mi hanno dato anche una vita extra. Proviamo a schiantarci con un guscio. Aha, ma guarda un po'. Un passaggio segreto. E finalmente si torna in superficie. Forse. Sì, torniamo in superficie. Attenzione ai pipistrelli, Attenzione ai pipistrelli. No, vabbè, via, 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 via. Un passaggio! Oddio, che rischio. Ok ragazzi, rieccoci qua. Sì, purtroppo sti pipistrelli mi hanno fregato. Mi prendo la moneta e andiamo subito a pestare questo pulsante. Andiamocene. Allora, eccoci qua. Siamo finiti in una zona un po' particolare. Ottimo, moneta. Aspettiamo un attimo questi twomp che si abbassano. Qui vado a prendermi la vita extra. Per un pelo. Allora, mi sa che ci dobbiamo... Ah, torna indietro adesso. Dobbiamo stare attenti, e vedere bene come si muove. Ok, qui possiamo stare. Oddio. Oddio, ragazzi, che roba particolare. Ok, qui posso stare abbastanza tranquillo. No. Che pelo. Via, via, veloce, via, veloce. Vedo la superstella, è là in fondo. Allora, dobbiamo piazzarci. Adesso lui tornerà indietro, ottimo. Ci dobbiamo piazzare qua. Così siamo sicuri di non rimanere schiacciati. Adesso tornano indietro entrambi. Ok, è un po' rischioso, prendere quel funghetto verde. Allora, hop. Hop. Questa è una zona sicura. Via. Adesso stiamo attenti a questo qua che sta arrivando. Ok. Ok, zona sicura questa qua. Che poi in realtà comunque si riconoscono perché il blocco è diverso dagli altri. Questo schiaccia e basta. Ah, siamo arrivati in fondo. Oh, meno male. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Opla! Bravissimo, Mario. Altra superstella recuperata. Dispiace soltanto aver perso una vita contro
quei pipistrelli, però vabbè, oh, ci può stare. E abbiamo completato anche la galassia, mi sa. Salviamo. Vediamo un attimo. Ah no, ok, c'è ancora una superstella e la cometa. Ok, no problem. Vabbè, ragazzi, direi che possiamo terminare questo episodio di Super Mario Galaxy qua. Gran bel episodio, dal sapore molto estivo. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Super Mario Galaxy. Alla prossima, ragazzi!